magari non suona tutto il giorno nel momento che. Buonasera, buonasera a tutti. Mi date un link che possiamo avviare la trasmissione. Grazie, vediamo chi c'è. Vediamo se arriva qualcuno. Ecco qua, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera a tutti. Come vedete già dall'inizio, qui nella nostra piccola famiglia di Farsi Parola, abbiamo un ospite importantissimo, un'amica, una sorella, una conduttrice del Movimento della Speranza che tanto accoglie con solidarietà, con competenza, con scienza, con fede, con tutto. Ecco, abbiamo la nostra Paola Gioetti. E Ciao Elda, ciao, insieme, ben ciao trovata. Paola, Tutto, tutto. buonasera, come stai? Bene, grazie, bene, tutto a posto. Abbiamo Sempre questa bella molto. umidità padana che ci mantiene la pelle No. vellutata. Guarda, io come sono ridotta venendo da fuori adesso in una maniera tutta. Va bene per aria, comunque questa umidità padana è quella della nostra terra. Ma io Esatto. domani vado a Napoli, Paola. Oh, Domani ecco. vado nella terra del sole dove piove a dirotto. Piove, piove dappertutto in questo periodo. Speriamo di trovare qualche cosa di buono. Allora, Comunque, perché? io da campagnola ti dico che questa pioggia è benedetta perché c'era un secco pazzesco e quindi ci voleva proprio. Una E siccità, tanta ce ne infatti. voleva, non una piovutina, proprio tanta. Infatti, Paola. Allora, perché questa diretta? Te lo dicevo poco fa, Paola, siamo nei periodi nei quali ci dovrebbe essere tanta solidarietà, tanta gioia, tanto amore, invece viviamo un momento difficile, un momento particolarmente difficile, soprattutto per la gioventù, ne parlavamo anche poco fa, proprio delle varie problematiche che incontriamo fra amici, fra di noi, eccetera. E allora, perché no prendere in mano il libro di Paola? Che, come ho detto, Paola te la devi incartare perché dobbiamo affrontare un po' alla volta questo tuo percorso quarantennale e vedere un po', ripeto, come abbiamo visto l'altra volta. Qualcosa che ci interessava in modo particolare, questa volta invece parliamo di angeli. E parliamo di angeli, Paola, perché così diamo un po' di fiducia alle persone, Certo. perché tu ne hai parlato con competenza, ma perché, Paola, è nata questa tua disponibilità con tutti questi libri in cui parli di angeli? Da cosa è nata? Ma Edda è nata, io l'ho raccontata in uno di questi libri, il primo che ho fatto, che si chiama Angeli, appunto, che è dell'89, la prima edizione. L'ho raccontata lì perché io ebbi un'esperienza infantile, avevo 4 anni, neanche compiuti, mi ha detto poi mia mamma, e mi svegliai una notte perché in fondo al mio lettino c'era una luce che mi sembra di vedere ancora adesso davanti. È stata l'unica esperienza straordinaria che io ho vissuto, ma vi assicuro che una è sufficiente. C'era una luce dorata, molto luminosa, e al centro io mi misi seduta sul letto, proprio mi svegliai a causa di questa luce. Mi misi seduta sul letto a vedere cos'era e vidi questa luce. All'interno della luce c'era una figura che in seguito interpretai come un angelo. Era un uomo giovane con una tunica bianca e i capelli scuri e castani che arrivavano qui alle spalle, che mi guardava sorridendo. Non mi disse niente. Io non avevo nessuna paura, cosa strana per una bimba piccola che si trova davanti in camera sua un essere sconosciuto. E chiaramente dovrebbe avere paura. Io invece non ebbi nessuna, proprio una sensazione di pace, di tranquillità, di serenità, e rimasi così incantata a guardare questa figura che mi sorrideva, infondendomi tutta questa sicurezza soprattutto. Poi la luce cominciò a svanire lentamente, insieme alla luce svanì anche la figura, la stanza tornò al buio e io mi rimisi giù a dormire senza nessuna paura, senza la tentazione di andare a letto con mia nonna. Io dormivo
nella camera con mia nonna, lei aveva un lettore, era un No. ragazzino. E poi questa figura, non, di questa esperienza non ho parlato con nessuno per moltissimi anni, solo molti anni dopo mi venne sempre avuta presente, ma la sentivo come una cosa mia, personale. Anni dopo chiesi a mia mamma quanti anni avevo esattamente, perché in quegli anni noi ci eravamo trasferiti da Firenze all'Emilia e avevamo cambiato casa un paio di volte. E quindi mi ricordavo esattamente com'era quella stanza, quella casa, quindi lei mi disse: non avevi ancora compiuto 4 anni, quindi ero un po' più molto piccola, non avevo avuto ancora la dottrina, non avevo fatto i sacramenti, niente. È stato in seguito che l'ho interpretato come un angelo, ma soprattutto per il ruolo di protettore che io sentii. Cioè, sentii questa figura che vidi senza ali, però con questo ruolo di protezione, di fiducia, di sicurezza. Per cui sono stata indotta a interpretarlo così. Poi, con questa esperienza nel cuore che ho sempre conservato, ho finito nel tempo per catalogare dentro degli immaginari cassettini della mente, altre esperienze di angeli che ho incontrato. E quando facevo l'università ne incontrai altri due e che mi fecero molto riflettere, cioè no, non mie come cosa. In una grande mostra che vidi, io all'epoca andavo in Germania, mi occupavo perché poi mi sono laureata in letteratura tedesca, quindi dovevo imparare il tedesco, ed ero a Monaco di Baviera e vidi la prima grande mostra antologica di Marc Chagall, che io abbia visto, era una mostra meravigliosa. E in questa mostra c'era un quadro di Chagall che lui aveva chiamato L'Apparizione, che rappresentava un pittore come lui, col vestito come un pittore, col baschetto, il pennello e la tavolozza, quindi davanti alla tela da dipingere, e piccolino in una stanza, e la stanza è tutta occupata da una figura di angelo, enorme, il quadro è tutta nei colori, il quadro grande come una parete, tutta nei colori dal bianco all'azzurro al grigio. E c'era anche lì riportata la pagina dell'autobiografia di Chagall in cui lui racconta che mentre si trovava a Parigi, lui dalla Russia, era giovanissimo allora quando ebbe questa esperienza, dalla Russia si era trasferito a Parigi per studiare pittura e mentre stava da solo nella sua stanza aveva avuto questa apparizione di un angelo. E lui dice che è stato questo angelo meraviglioso che passa per tutta la stanza, la profuma dei suoi colori, del profumo che emanavano le sue ali meravigliose, e lui racconta questa esperienza. Poco tempo quindi presi atto, dico, ah, caspita, questo signore qui ha vissuto da adulto qualcosa che io ho vissuto da bambina. E poi poco tempo dopo io ho fatto la mia tesi di laurea su Franz Kafka. Franz Kafka è noto come uno scrittore drammatico, perché parte la sua vita poco felice. Descritto con una lucidità profetica incredibile il caos del mondo odierno nei suoi libri. Adesso non sto a dilungarmi tanto su questo, però i suoi diari sono due volumi pubblicati da Mondadori, dove lui ha registrato giorno dopo giorno tutta la sua vita. Ed è un diario, sono diari abbastanza grigi, insomma, una vita non felice. E c'è però una pagina meravigliosa del 1914, più o meno gli stessi periodi in cui Chagall ebbe la sua visione, ma non si conoscevano, vivevano lontano, e Chagall non era noto ancora quando ebbe questa esperienza. E Franca si racconta di avere passato una domenica di luglio, di giugno, lui viveva a Praga, da solo in una stanza d'affitto, tristissima, che descrive. Però a un certo punto, mentre è in questa stanza, lui sente, con le sue antenne, lui è certamente molto sensibile, che qualcosa sta avvenendo, che qualcosa si sta preparando, che qualcuno sta volando verso di lui. Allora sposta nella stanza tutto quello che è al centro, che può dare fastidio, toglie il tavolo, toglie sé, e dice: avevo appena finito di fare spazio, che il soffitto si apre ed entra una meravigliosa creatura, di bianco, vestito con cordoni azzurri, con le ali profumate, che è talmente luminosa che si muove per tutta la stanza. Lui dice: un angelo, io sciocco che sono, non lo sapevo. E lui accenna con questo anche alla doppia responsabilità che serve perché gli incontri di questo tipo avvengano. Cioè, l'angelo viene verso di lui, ma lui deve essere pronto ad accoglierlo, altrimenti è
l'incontro, lui sottende nelle sue parole, l'incontro non può avvenire. Comunque l'angelo riempie tutto, uguale a quello di Chagall praticamente. Chiude gli occhi perché la luce è troppo forte, la luce che emana dall'angelo è troppo forte e non la può sopportare, quando li apre l'angelo non c'è più. Però lui conclude questa pagina meravigliosa, descritta con le sue parole, il suo linguaggio incredibile. L'angelo mi ha redento, finisce così. Allora, io leggendo a poca distanza, vedendo, conoscendo a poca distanza di tempo queste due esperienze, mi dissi appunto, come accennavo prima, che questi due personaggi avevano vissuto da adulti quello che avevo vissuto da bambina e non avevano avuto paura di raccontarlo, perché entrambi l'hanno raccontata, uno nel diario e l'altro nell'autobiografia. E quindi con maggior entusiasmo ho continuato Sei un po' mai la credo. raccolta delle mie esperienze, quindi studiando letteratura, psicologia, anche storia delle religioni e così via, ne ho trovati tanti sul ruolo dell'angelo. Così, e così a un certo punto è nato il mio primo libro, parlando con l'editore Gianni Canonico, che tu conosci bene, molto aperto a tutte queste cose, si arrivò alla decisione di fare il primo libro, che era appunto alla fine degli anni Ottanta, ed è stato, credo, il primo libro scritto da un laico Sì. sugli angeli, che poi il mio è molto sobrio, diciamo, perché non parlo di invocazioni, non parlo di niente di questo, cioè gli angeli nella tradizione religiosa, gli angeli nell'arte, gli angeli nella letteratura, gli angeli nell'esperienza, naturalmente nella psicologia e così via. Ecco questo, che il libro ebbe un grande successo, è stato tradotto in un mare di lingue, persino in giapponese è stato tradotto. E dopo mi è venuta la voglia di farne altri due, cioè dedicai un altro libro all'angelo caduto, Lucifero, l'angelo caduto, con interpretazioni un po' diverse dalle solite, e poi ne ho fatto un altro sull'arcangelo Michele, l'arcangelo Michele, il campione del bene di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Ecco. Campione di tutto, tirati un po' indietro perché ho una voce di ritorno. Tirati un po' indietro nel parlare. Sì, Ecco, un po' più indietro. Allora, ascolta Paola. A parte il fatto che stanno già nascendo naturalmente richieste specifiche, eccetera, fermiamoci un momentino su questo. Il primo libro, Angeli, che per me è fondamentale, ha avuto anche una riedizione, una cosa bellissima con la. ho avuto varie edizioni, sì. Ho Esatto. aggiunto ogni volta qualche cosa. Per esempio, nella seconda edizione aggiunsi la mia esperienza infantile, che nella prima non avevo messo proprio per una sorta di pudore. E poi parecchi lettori mi chiedono: ma come mai ti occupi di questo tema? L'editore stesso dice: ma dai, racconta. E allora l'ho raccontata in apertura, dicendo che considero quel libro un omaggio a quel giovane che mi è apparso, che non è mai più ritornato, ma che Ma che è sempre ricordi? presente, che è una sorta di protezione che ho sempre sentito. Ricordi perfettamente, tra l'altro, vero Sì, Paolo? perfettamente, sono passati tantissimi anni, ma lo ricordo, è come se l'avessi davanti adesso, quindi molto diverso da sogni, non posso parlare di allucinazioni perché ero una bimba piccola, quindi non avevo certo avuto occasioni di avere allucinazioni, poteva essere un sogno, ma non è, sono sicura che non era un sogno, è qualcosa di più. D'altra Allora parte, so che nei Paola, bambini non sono rarissime queste visioni. vorrei dire ai nostri, fra l'altro c'è Nico Veladiano che ti saluta, ci sono le Ah, persone grazie, ciao. che hanno acquistato tutti i tuoi libri, ci sono naturalmente tutte le persone che conosciamo entrambe e che salutiamo per non perderci questo momento. Volevo dire a coloro che chiedono la differenza che c'è fra gli angeli e quelli che sarebbero chiamati angeli, che sono i nostri figli, di avere un attimo la pazienza di aspettare, perché io adesso da Paola vorrei proprio la sua parte specifica, la quale da studiosa, da giornalista seria, non racconta le favolette, ma racconta precisi episodi e racconta anche il senso di protezione di queste creature angeliche, di cui adesso, Paola, diciamocelo, si fa tanto commercio, sai,
Perché E si lo fa so, delle sì. citazioni angeliche, si prende l'arcangelo San Michele come il mio protettore perché mi è apparso in un sogno, eccetera, eccetera. Cioè noi non raccontiamo storie, né parliamo come Paola ne ha raccontato ampiamente in questi libri straordinari, per cui prima parliamo di queste e poi dopo parlo io da mamma dell'esperienza che ne ho fra la studiosa, la giornalista e la mamma, che può parlare del suo, io il mio non lo chiamo angelo perché cosa vuoi? Che sia una protezione, sì, ma che sia un angelo con le alucce, non ce lo vedo, 1,92 m. Comunque ne parlo dopo di questo, perché il Movimento della Speranza porta avanti la tematica degli angeli, ma intanto entriamo veramente in questo spirito angelico. Allora Paola, prima di entrare nell'Arcangelo San Michele, di cui ricordo quando andammo a Torino che tu andavi alla ricerca dei vari monasteri Sì, e anche andai al famoso santuario dedicato a San Michele, che è in Val di Susa, è uno dei tre grandi santuari, c'è cioè racconta. quello francese di Mont Saint-Michel, dove sono stata, poi c'è San Michele della Chiusa vicino a Torino, in Val di Susa, e poi c'è Monte Sant'Angelo al Gargano, sono le tre tappe su una linea retta, fra l'altro a uguale distanza uno dall'altro, e tutti e tre caratterizzati da strepitose apparizioni dell'Arcangelo, documentate storicamente. Le prime furono al Gargano, nel 400-500, 3-4 apparizioni, 400-500 d.C., che favorirono la conversione della zona che era ancora pagana, una zona selvaggia, quella del Gargano ancora pagana, ci sono tante le storie, miti, leggende legate a questo, e poi in seguito Mont Saint-Michel, che anche lì ci fu l'apparizione dell'Arcangelo, importanti, e poi infine San Michele della Chiusa, che è un meraviglioso monastero. Sono tutti monasteri alti in zone impervie, alti o grotte, come al Gargano, sono le caratteristiche di Michele, nei luoghi aperti della natura, e quindi io a Michele ho dedicato questo libro che si chiama Le vie dell'Arcangelo, dove ho raccontato solo fatti storici legati a lui, perché non miti, non leggende, qualcuna sarà forse anche leggenda, miticizzata, quello che volete, però sono fatti storici documentati. Pensate che all'Università di Bari, che mi ha dato molto aiuto per questo libro, all'Università di Bari, Facoltà di Storia, Lettere, eccetera, c'è una sezione esclusivamente di studi micaelici, dove hanno studiato tutto quello che riguarda il santuario del Gargano, il santuario del Gargano dedicato a San Michele, Monte Sant'Angelo, che è stato il primo luogo di aggregazione europea, perché lì hanno cominciato a venire pellegrini, la fama di questa apparizione ha richiamato pellegrini da tutta Europa. Infatti, sulle mura di questa meravigliosa grotta hanno trovato scritture in tutte le lingue dell'epoca, quindi ci sono studi su queste lingue per vedere quanta gente era venuta, quanta gente aveva avuto grazie, eccetera, eccetera. Quindi mi hanno dato tanto aiuto per questo. E tutte queste apparizioni e tante altre di cui parlo nel libro sono documentate. Il Ponte Sant'Angelo, Castel Sant'Angelo a Roma, per non citare che è una delle più famose, risale al 600 d.C. C'è Papa Gregorio Magno che fa una grande processione per implorare la fine della peste, che sapete che all'epoca c'erano queste epidemie terribili, e allora era quello che oggi è chiamato Castel Sant'Angelo, era un mausoleo, era una tomba degli imperatori Adriani della famiglia, quindi non era dedicato, era una cosa pagana, e tale era rimasta. Mentre la processione col Papa in testa, in bocca a quello che oggi è il Ponte Sant'Angelo, il Papa vede scendere dal cielo una figura angelica con le ali, armata di spada, che si posa in cima al monumento e rinfodera la spada, in gesto come per dire: è finita, la battaglia è finita, l'epidemia si conclude. E infatti le cronache dicono che dopo
immediatamente l'epidemia decrebbe e finì. Infatti c'è in cima a monte, sulla vetta di questo edificio straordinario, c'è questa statua che è successiva, di un famoso scultore del 7-800, dove si vede appunto l'angelo come l'ha descritto Papa Gregorio Magno, che rinfodera la spada. Ma di queste vicende ne ho raccontate tantissime, ne le ho recuperate, appunto, raccontate. E quest'angelo che è importantissimo, è citato nella Bibbia, nei Vangeli, infinite volte, dagli inizi, quando è lui a guardia del paradiso, quando Adamo ed Eva ne vengano cacciati, fino poi a infinità di vicende, fino a Padre Pio che ricevete le stigmate da un angelo armato di spada, di lancia, anzi. Chi è l'angelo armato? È Michele, è lui. E lì pensate che luoghi di Padre Pio sono a un passo da Monte Sant'Angelo e sono proprio vicinissimi, c'è tutto un collegamento. Quindi sì, è un libro storico, diciamo, su Michele. Mi Più fa che molto di... piacere, Paola, quello di cui stai parlando e volevo anche anticipare, sempre per dirvi che tutto quello che vi sta dicendo Paola non solo è in tutti i libri che io ho, ma è proprio in questa enciclopedia che Paola ha voluto Sì, fare dei l'ho 40 raccontato anni in di Stati Uniti. sintesi, diciamo. Raccontando in sintesi. E sai Paola, oltre all'Arcangelo San Michele, entriamo un attimo, diciamo, dell'antagonismo che c'è fra bene e male quando parli dell'angelo caduto, no? E addirittura parli di Rudolf Steiner. Vuoi raccontare questo particolare? Perché è venuto fuori questo libro sull'angelo caduto e cosa c'entra Steiner su questo? Beh, Steiner c'entra molto perché, allora, io nel mio primo libro sugli angeli avevo dedicato un capitolo all'angelo caduto, anticipando alcune cose che poi ho sviluppato ampiamente nel libro successivo, dove riporto tante tradizioni, tante opinioni, eccetera. Ma quella di Steiner è particolarmente interessante. Steiner si è occupato molto di gerarchie angeliche. Chi lo conosce lo sa che ci sono vari libri suoi dedicati a questo. E lui, a proposito di questo tema di cui stiamo parlando, e di bene e male e così via, lui parlò di divinità degli ostacoli, un termine che ha coniato lui, cioè lui non vede una contrapposizione tra bene e male, ma vede un progetto, un preciso progetto, a cui si furono dedicate certe categorie angeliche, per creare ostacoli all'evoluzione dell'uomo invece di favorirla. Perché diceva, creando degli ostacoli e superandoli, l'umanità può crearsi delle ali più forti, delle braccia più forti. Quindi l'evoluzione, lui dice, può procedere più speditamente se a questa stessa evoluzione vengano posti degli ostacoli e vengano superati. Lui faceva questo esempio, tanti esempi, tra cui questo semplicissimo. Se una persona trascina un carro e questo carro è più pesante, chiaramente i suoi muscoli si aumenteranno poco per volta, cresceranno e quindi sarà più forte, aumentando il carico da portare. E lui fa questo esempio molto semplice insieme ad altri, proprio per dire che gli ostacoli che noi incontriamo nella vita sono fatti per essere superati e vinti, e questo accresce la nostra forza interiore soprattutto, la nostra capacità di resistenza, il nostro desiderio di andare avanti, la nostra umanità e così via. Quindi lui sviluppa, adesso te lo dico in tre parole, sviluppa questo concetto di divinità degli ostacoli e dice anzi che queste divinità, questa gerarchia angelica a cui furono posti questi compiti di porsi come ostacoli, furono divinità che si sacrificarono per questo. Penso. Perché è un compito difficile questo, e non riconosciuto e anzi non apprezzato chiaramente. Perché, ecco, e quindi lui dà questa spiegazione, degli ostacoli che noi troviamo sulla vita, delle difficoltà, quindi tante volte che chiamiamo male, proprio perché sarebbe una sorta di progetto atto a aiutarci a superare le difficoltà e ad andare avanti con maggior forza e maggiore energia. Ascolta Paola, te la butto lì,
perché mi è venuta in mente adesso. Saresti disposta in questa epoca, appunto, stiano calme le mamme perché arriviamo anche agli angeli nostri, ma volevo dire, saresti disposta, con quello di cui tu parli, dal momento che siamo un po' un trio, diciamo, anche con la dottor Cassine, col quale ci siamo ritrovati a Cattolica, eccetera, a parlare proprio del problema del dolore come motivo di crescita, di rinascita, di evoluzione, sia alla luce di quanto dice Steiner, ma è una cosa che io condivido e che tante delle nostre mamme, dei nostri genitori che hanno vissuto il dolore più grande, che è quello della perdita di un figlio, e si dice perché il dolore, perché la morte, perché una cosa del genere. Te lo senti se affrontiamo questa tematica? Proviamo con tutta l'umiltà e la consapevolezza di essere inadeguata, perché di fronte a questi temi ci si sente sempre piccoli e inadeguati, però possiamo farlo. Credo che dottor Davide Cassine sia una persona molto adatta a parlare di queste cose, perché ha personalmente esperienze che lo portano a porsi tanti interrogativi. Facciamo Paola una serata, una piccola mini cattolica in Sì. cui una sorta di piccola tavola rotonda, appunto con molta umiltà, come può essere noi, ad affrontare un tema così, così importante, farci una serata insieme prima di Natale e parlare di questo problema del dolore come motivo anche di evoluzione, di crescita, di rinascita. Certo, sì, Paola. quello che dicevamo adesso è quello che ha voluto dire. Che ha voluto dire Steiner, che è un personaggio che ha molto da insegnare. Io credo che Davide sarà d'accordo. Io credo che aveva intenzione di ascoltarci stasera, se aveva la possibilità di liberarsi del lavoro in ora. Se no, ci Vediamo. risentirà dopo. Gli diamo il link, ci risentirà e dopo deciderà che cosa fare. Ma non credo che si sottrarrà a questo. Sì, infatti guarda Paola, ti leggo per esempio qui il nostro Nico che naturalmente presenta il problema della sempre del cerchio Firenze che dice certamente meglio di me. Ivana, le risponderà Paola, gli angeli sono... No, chi è questo? Nico Veladiano, certamente meglio di me. Ivana, chi è Ivana? Non lo so, forse qui è un errore di battitura. Gli angeli sono esseri del piano astrale, entità intelligenti, che non hanno la necessità che abbiamo noi di incarnarci per evolvere, hanno la funzione di assistere i viventi, possiamo anche chiamarli spiriti guida, i figli trapassati attendono e assistono al piano astrale le persone care, i genitori primi. Vabbè, questo ne parliamo dopo e grazie a Nico per questa sua disponibilità e già diciamo per questo chiarimento. Comunque allora già è partito un progetto quando Va vieni tu bene. io ti incastro Incastra, no, ma io sono incastrabile, non c'è problema. Sì. perché potremmo io penso che potremmo fare delle riflessioni nuove perché sai Paola si fa presto a dire d'accordo siamo tutti umani, per cui non si può dire che io abbia sofferto di più, che tu abbia sofferto di meno. Anche poco fa mi parlavi dell'eutanasia e di quello che hai sofferto con tuo marito. Chi non ha sofferto, no? Quindi il problema Certo. del dolore, un medico, una giornalista, una madre, ma non possiamo confrontarci un attimo su questa tematica in maniera di dare forza, di dare il nostro contributo, di dire che cosa si può leggere, che cosa si può meditare, cosa hanno detto alcune persone intelligenti, ecco appunto come questa esperienza. Certo che hai avuto un bel coraggio, sai, di mettere l'angelo caduto vicino a Steiner, cioè altro che la tua preparazione, la tua grande mente così, così No, ma io veramente. ho la tendenza a buttarmi senza paracadute. Lo so, lo so. No, Mi è comunque. bastato cattolica quest'anno, che è andata bene, Sì, benissimo. Io appunto. avevo paura. Ero Quindi... serena. Quando io. Allora, diciamo, questa apparizione che ho avuto da bambina, lo interpreto così adesso, a distanza di tantissimi anni.
mi dà una sorta di consapevolezza e di tranquillità quando affronto certe situazioni. Se sento dentro di me una tranquillità, una serenità, dopo si scopre che queste, e allora io vado, si scopre che le cose vanno bene. Cioè, non posso dire una regola al 100%, ma se mi metto in ascolto, cioè non ricevo i particolari, però una sensazione di tranquillità nelle cose, anche per quello che ha riguardato sempre la mia vita di lavoro, la mia vita di famiglia e così via, questa sensazione di tranquillità mi dice che le cose andranno bene. Ecco. Con Cattolica io ero tranquilla, tu un po' meno, però alla fine è andata molto bene. Senti Paola, e nel libro quando parli di Findor, la comunità creata dagli angeli, di che cosa parli? Dove ne hai Questa è parlato? stata, io ho avuto poi successivamente varie esperienze legate agli angeli che mi sono capitate, tra virgolette. Per esempio la storia di Findor, no, di cui io ho avuto notizia tantissimi anni fa. Findor è una comunità che in Inghilterra, nel nord, proprio nord dell'Inghilterra, insomma sul mare, una zona anche abbastanza molto fredda, ventosa e così via. E lì si è creata per una serie di circostanze una comunità che tuttora esiste, che è una comunità spirituale ma molto concreta, che si occupa di problemi molto concreti, di finanza etica, di management, sempre dal punto di vista etico e così via. E nacque per una strana circostanza, perché negli anni 60 direi che è cominciata questa vicenda, tre amici che vivevano là erano senza lavoro, una coppia, marito e moglie con tre bambini e una collega di lavoro di lui che avevano perso il lavoro insieme, lavoravano in un albergo, l'albergo aveva chiuso, erano senza lavoro. E a un certo punto sia lei, questa Dorothy, che Elaine Cuddy, che era la moglie della parte della coppia, cominciarono a ricevere delle scritture automatiche che erano abbastanza simili fra di loro, che sembravano venire da quelli che chiamarono gli spiriti di natura, cioè le entità angeliche che sovrintendano, che presiedano ai fenomeni naturali, perché non dobbiamo pensare che gli angeli stiano soltanto appresso a noi, e tutte le manifestazioni della natura hanno, io uso l'indicativo, dovrei usare il condizionale per la verità, avrebbero queste figure angeliche che presiedono quindi ogni manifestazione, boschi, campi, prati, il cielo, la terra, tutto questo non si vede perché solo noi umani, ecco, avremmo dovuto avere questo. Quindi gli spiriti di natura li invitavano a coltivare il terreno, loro non l'avevano fatto mai, anche per procurarsi il cibo, non l'avevano fatto mai, fra l'altro il terreno di Findon è duro come un sasso, è ventoso, sabbioso e così via. Comunque si improvvisarono. Agricoltori, giardinieri soprattutto, ortolani e giardinieri, e in questo terreno vivevano in una roulotte perché non avevano neanche la casa. In questo terreno arido cominciarono, seguendo i consigli di questi spiriti di natura, a coltivare e ottennero dei risultati che facevano capire che era all'opera qualcun altro oltre a loro, perché i cavoli, ci sono le fotografie di tutto questo. I cavoli pesavano 20 kg, e le margherite erano alte 1,5 m. E così via, tutte, poi riuscirono a coltivare lì anche, a far crescere lì anche alberi che a quelle latitudini non sono mai stati, alberi da frutta, albicocche, pesche, eccetera, che sono tipiche nostre e che anche là mai viste prima. E quindi loro, questo giardino straordinario di Findon ha suscitato l'interesse di agricoltori un po' di tutto il mondo che andarono lì a vedere come facevano a ottenere questo. E la spiegazione veramente poco ortodossa che ciò avveniva per mezzo degli spiriti di natura era sempre quella che loro davano. Quindi l'interesse cresce, si crea una comunità, persone che vanno, li raggiungono, che collaborano con loro. A questo punto io sento parlare di questo e vado. Sono Ma andata anche là, anche là, io sono dappertutto. incredibile. Vado, andai allora con mia figlia, che allora non era ancora sposata, e con una cara amica di Bologna, Giovanna Bonvicini, che era un'affezionata di Findor, conosceva e quindi mi fece da guida, la mi presentò a tutti. Sono stata là 15 giorni. Là facevano, intanto avevano organizzato dei corsi, perché gli spiriti di natura a un certo punto dissero che il loro scopo non era far crescere cavoli, ma far crescere gli esseri umani.
Quindi questo mi è sempre piaciuto moltissimo, per cui Che si creò lì appunto bello. questa comunità e offrivano e offrono tuttora corsi un po' in tutte le lingue, quindi chi è interessato può andare a vedere su internet le comunità di Findhorn in Scozia e trova tutto quello che serve. E quindi noi facemmo il corso di base, quello che ti dà un'informazione su tutto, e facemmo le nostre passeggiate nei boschi dove alcuni vedevano gli spiriti di natura, noi non abbiamo visto niente, ma ci fidiamo di chi li ha visti e anche disegnati queste cose. E quindi poi feci questo librino, questo primo libro su Findhorn, raccontando tutte queste esperienze. E il convincimento di essere aiutati dagli spiriti di natura era assoluto. Io ho parlato con i fondatori, e lui non c'era più, lui era mancato quando andai io, ma c'era Helen Cuddy, che era il centro di questa comunità che viveva nelle roulotte in maniera tutti molto semplici, e Dorothy MacLean, che io stranamente, diciamo così, avevo conosciuto anni prima a Roma, diciamo per caso. Io mi trovavo a Roma intervistando una signora che si occupa di yoga e lei aveva ospite Helen Cuddy, che era di passaggio a Roma e poi andava in Canada, in Australia, non mi ricordo. E quindi fu lei che per prima mi parlò di Findhorn. Poi mi interessai e dopo qualche anno ci sono andata. È stata una bella esperienza. Quindi E lì. dalla domenica del Corriere ne è venuta Sì. fuori. Ecco, vedi Paola, quello che mi meraviglia di te, a differenza di tutto quello che si fa del giornalismo al giorno d'oggi, è che tu vai di persona Ah, per sì. renderti conto prima di dire qualcosa. Ecco perché dicevo anche prima, parliamo in diretta di quello che pensiamo, perché come dico. Cioè, un conto è sentire raccontare le cose, sai, al giorno d'oggi questa gente parla di cose altamente spirituali, di dialoghi con l'angelo, eccetera, ma in una maniera talmente, diciamo, poco adatta proprio, inadeguata, come se si trattasse di qualcosa che si compra, se mi permetti, al supermercato. Invece, questa ricerca profonda, questa umiltà nel porgersi che trovo in te, rappresenta effettivamente qualcosa da distribuire, da trasmettere, da far No, sì che io le persone. sono sempre andata anche perché questa ricerca, non solo questa, ma tutto quello di cui parlo nel libro, sono le mie esperienze più importanti di tutti questi 40 anni, perché mi interessava moltissimo, cioè fare del giornalismo, sono arrivata al giornalismo come prodotto secondo, non sono nata giornalista e scrive di queste cose, io mi interessavo di queste cose e a un certo punto ho cominciato a scriverne, con un risultato di una velocizzazione molto, molto rapida della comunicazione, del passaggio da un giornale all'altro, poi ci fu la televisione, poi ci sono stati i libri, così. Tu l'ho raccontato nel libro, mi è parso proprio una sorta di cammino segnato che dovevo fare. Però io sono giornalista come secondo prodotto, non come primo. Sono diventata perché mi occupavo di queste cose. Se non mi fossi occupata di questo, non credo che avrei mai fatto del giornalismo. No, ma io credo che ognuno abbia un suo cammino, abbia una strada, tu questa strada l'hai segnata Certamente ampiamente. quella era la mia, lo dico con un certo tremore, nel senso che quasi non oso dire che io avessi una strada da compiere, che qualcuno avesse pensato un progetto per me, ma mi è sembrato a posteriori, negli anni, guardando indietro, che qualcosa ci sia stato, perché tutto, da quando ho cominciato, tutto ho seguito un cammino, è tutto in discesa. Ecco, non ho dovuto faticare per ottenere niente. Di questo sono molto grata Questo a lo dici tutti, a tu chi mi ha perché aiutato, e in particolare a quella figura che vidi da bambina, che mi sembra presiedere a tutto quello che è un po' successo. Paola, e questi dialoghi con l'angelo di cui venne a parlare da noi a Cattolica anche una tua amica, mi pare, Sì, no? viene Giulietta Bandiera. Venne Giulietta Bandiera, ecco, sei sempre mi scrive. Vuoi dirci qualcosa, anche questo molto interessante. Anche questo fu dunque un capitolo del mio primo libro sugli angeli, che io ho trovato una prima traduzione italiana molto ridotta del libro originale che si chiama Dialoghi con l'angelo, che è stato scritto
in ungherese inizialmente, poi tradotto in francese, poi in altre lingue. E ho trovato un piccolissimo editore che poi scomparve, non c'era più, trovai questo, non so come mai qualcuno mi segnalò questo librino. E quindi l'ho preso e ne feci un capitoletto del mio primo libro sugli angeli. Poi quando andai in Svizzera, il libro fu tradotto anche in tedesco. E la casa editrice tedesca mi organizzò una serie di conferenze nelle città della Svizzera tedesca per presentarlo. E quando fui ad Einsiedeln, che è una bellissima città della Svizzera tedesca, conobbi, dopo che avevo parlato, conobbi l'editore del libro originale, dell'originale del libro, amico dell'autrice di Gitta Malas e detentore dei diritti universali per tutto il mondo, grazie a lei che glieli aveva concessi. E lui aveva saputo che avevo parlato per la prima volta in Italia, avevo parlato di questa vicenda e quindi mi venne a conoscere, mi segnalò le edizioni originali, soprattutto quella francese e quella tedesca, che erano state curate da Gitta direttamente insieme a lui, e mi chiese se potevo trovare modo di farle pubblicare in Italia. Allora, naturalmente, con la collaborazione fondamentale di Gianni Canonico, l'editore delle Mediterranee, ci siamo messi alla ricerca dei diritti, perché questo primo librino era sulla base di diritti. Insomma, fu una questione fra editori, quella casa editrice lì, fra l'altro, è scomparsa, e quindi abbiamo avuto il permesso di farlo e io l'ho tradotto usando appunto le due traduzioni, tedesca e francese. È un libro sapienziale che racconta questa vicenda, lo dico in due parole, avvenuta durante la guerra in Ungheria, dove c'è stata una grandissima persecuzione degli ebrei. Gitta era cattolica e aveva tre amici ebrei molto cari, un uomo e due donne, con i quali lavoravano, fra l'altro, erano designer, avevano un ufficio insieme. E comincia la persecuzione degli ebrei già prima della guerra, devono chiudere l'ufficio. E lei continua a ricevere ordinazioni perché, essendo cattolica e appartenente a una famiglia molto nota a Budapest, continua ad avere questa cosa e si schiera con i suoi amici, riesce a fare avere ordinazioni, eccetera, fino a che la situazione diventa difficilissima. Loro si ritirano in campagna e lì avviene questo fenomeno straordinario che una dei tre, di colpo, senza premessa alcuna, una donna, comincia a parlare. Non è una scrittura, ma è una voce. A un certo punto, lei, mentre stanno discutendo di problemi filosofici esistenziali che si ponevano tanto, giusto il perché del male, questa persecuzione degli ebrei e così via, e a un certo punto lei dice: attenzione, non sono più io che parlo, e comincia a parlare con una voce che non è la sua e a scrivere concetti che normalmente lei non conosce, e si manifesta quello che ritennero essere l'angelo, lo spirito guida, l'angelo guida, il custode, questa è la parola giusta, di Gitta, è il primo, quella che avrà il destino di salvare i dialoghi, eccetera. Poi si rivelano anche gli altri angeli che danno insegnamenti preziosissimi, gli angeli, cioè i custodi di tutti e quattro, che danno insegnamenti preziosissimi in quel momento così difficile che porterà i tre amici ebrei a morire nei campi di concentramento, ma con un coraggio, una determinazione strepitosa e questi messaggi meravigliosi che sono poi stati pubblicati nel libro. Gitta segnava tutto, è riuscita anni dopo la guerra a lasciare l'Ungheria, a trasferirsi, dove c'era una vita difficilissima, a trasferirsi, perché dopo ebbe a che fare con il regime comunista, come tutti sappiamo, riuscì a venire via e a trasferirsi a Parigi, in Francia, dove si ricostituì una vita, quindi tranquilla, imparò il francese, tradusse i dialoghi e lo pubblicò. E questo libro ha avuto un grande successo, ebbe l'aiuto dell'Istituto Jung, perché Jung ha avuto l'ho raccontato anche nel mio libro, Jung ebbe un contatto con una figura angelica che gli parlava, gli suggeriva, consiglio chi vuole sapere queste cose di informarsi, di come un maestro come Jung non abbia avuto paura di raccontarle queste cose. E quindi questo libro si è diffuso e ha avuto traduzioni praticamente in tutte le lingue, stranamente l'ultima in ordine di tempo in Ungheria, in ungherese, l'ultima. E quindi io l'ho portato in Italia. Le edizioni mediterranee hanno preso i diritti, io l'ho tradotto e il libro va Grazie. volta per volta, si diffonde. Non è un boom,
ma è già andata esaurita un'edizione, stanno facendo un'altra e così via. Bellissimo. Andiamo a collare. Ha delle parole incredibili di una bellezza. Sì, è In vero. inglese una parola con riferimento al male, al bene e al male, una parola degli angeli è il male è bene in formazione, cioè bene non ancora formato. Insomma, a volte concetti anche difficili, è bene in divenire, ecco, che per superare il quale si arriverà al bene, ecco, questo, in questo senso. Ma adesso. Infatti, nel libro, con questo, non nel libro naturalmente che invito a leggere, ecco, come dico, qui c'è un piccolo sunto un po' di tutto quanto stiamo dicendo anche per invitarvi alla lettura. Quando ad esempio tu riporti questo brano, ne cito alcuni perché possono essere di ispirazione, no? Ciò che Grazie. sollevi al posto degli altri non può pesarti, pesa soltanto il carico che hai omesso di sollevare. Esiste un posto solo dove trovare la gioia, al di là della persona. Il male è bene in divenire, bene non ancora formato. La morte non è il male. Il male è il dovere non compiuto. Non combattere contro la malattia rafforza la salute, non combattere contro il male rafforza il bene. Bellissimo, bellissimo. Parole Paola, bellissime. dobbiamo parlare di questa cosa. Non riporteremo Paola, se vogliamo parlare di questo problema del male, del dolore, di questa presenza adesso all'interno anche dell'aspetto medico. Del fenomeno dell'eutanasia che sta per avvenire in questi giorni, di cui si sta parlando anche a livello parlamentare. Parliamone, ne parliamo anche con un medico. Qui noi non distribuiamo mai sentenze, No, perché no, vedi, per carità. io ho sempre timore, Paola, come ti dicevo anche prima della diretta. Ho sempre timore ad invitare ospiti perché se si dice o se si propongono le cose come delle soluzioni già pronte, no? Una sorta di panacea così che la si dà perché si stia bene, no, non va, non si fa del bene alle persone, mentre il bene va condiviso, ma va condiviso con correttezza, con un animo limpido. Quindi confermo ancora che ne dobbiamo parlare. Ti prego, Volentieri, volentieri. ecco, Coinvolgiamo il nostro amico medico e. parliamo con Davide, Paola. Vedo Certo. che qui ci sono stati tanti consensi. Paola, qui tu parli e avrei piacere, appunto, prima di dare quelle risposte nelle quali vorrei entrare un momentino anch'io, sui nuovi angeli, i nostri ragazzi. Dell'angelo di padre Eugenio. Ah, questa è una cosa Dai, così carina, carinissimo, questa qua. insomma. Allora, qua mi devo rifare al Cerchio Firenze 77, qua Nico Veladiano mi potrebbe dare molto supporto, perché anche lui è un esperto. Io sono stata diverse volte a queste sedute e so bene che alla fine di ogni seduta c'era la materializzazione di un oggetto. Io stessa ne ho ricevuto uno molto bello, che si materializzava l'oggetto nelle mani del medium, che improvvisamente al buio diventavano luminose, e all'interno di queste mani luminose la luce sembrava a un certo punto condensarsi e si materializzava in qualche cosa che si formava. Questo qualche cosa veniva poi donato a uno dei presenti, cioè l'entità che parlava attraverso il medium chiamava uno dei presenti, diceva: "Questo è per te", e te lo metteva in mano. Quando successe a me, e era la prima volta che andavo, quindi rimasi molto commossa di questo segno di amicizia, mi misero in mano questo oggetto che stranamente o provvidenzialmente rimase luminoso nelle mie mani, io attraverso le dita, che non è che le puoi, vedevo la luce che continuava, questo è stranissimo, perché mani del medium puoi dire lui, fantastico, il soggetto speciale, però l'oggetto era luminoso ancora nelle mie mani e si muoveva. Non è, la materializzazione finiva nelle mani della persona. Solo alla fine della seduta dicevo: "Tieni le mani chiuse, tienile", questo mi raccomandavo. E alla fine della seduta la luce nel frattempo si era spenta, l'oggetto si era fermato,
aprivi e vedevi che cos'era. Perché tra le mani del medium avevi un'idea più o meno della forma, ma non riuscivi a vedere, a distinguere esattamente che cos'era. Allora, questo come premessa per raccontare poi quello che successe a Padre Eugenio. Padre Eugenio Ferrarotti, che tu hai conosciuto bene, che è stato nostro Io guida credo, anche al Movimento della Speranza. diciamolo, per Sì, chi è non. stato con noi tantissimi anni, insieme a Agnese Moneta, che è stata una delle fondatrici, si può dire, del Movimento della Speranza, era sempre di Genova entrambi, venivano sempre e Padre Eugenio è stato veramente una garanzia per tutti, oltre che un uomo di grande saggezza, bontà, ironia, un uomo straordinario, un sacerdote straordinario. Io l'avevo conosciuto. L'avevo conosciuto a Genova, io ero ospite di un'amica di Genova, Lilli Canavero Serra, che era fra l'altro una disegnatrice medianica bravissima. Nel prossimo numero, nel numero di Luce e Ombra, che è in spedizione, ho fatto un articolo su di lei, sui suoi disegni, eccetera. E che eravamo a cena da lei, insomma. E dopo cena, padre Ferrarotti mi racconta se aveva preso confidenza con me, forse era la prima volta che lo vedevo, la seconda. Insomma, ho capito che mi poteva parlare tranquillamente. E mi raccontò che lui aveva la scrittura automatica, non ne parlava mai con nessuno, perché naturalmente siamo anche un po' di anni fa, insomma, se ne parlava un po' meno. Comunque, lui era una cosa sua personale, non si metteva al servizio di nessuno, non scriveva per nessuno, era una cosa sua personale dove un'entità, chiamiamola così, che si firmava il tuo angelo custode, gli dava dei consigli per la sua attività pastorale di sacerdote. E lui, siccome mi disse, io sono tanto devoto all'angelo custode, mi viene il timore che sia una produzione inconscia mia, che io senza volere mi firmi così, sappiamo l'inconscio che lavora tanto anche per conto suo, senza la nostra partecipazione cosciente. Lui aveva questo timore, mi ricordo che me ne parlò, quella sera ne parlammo a lungo, e lui diceva, era felice di questa scrittura, però non sapeva se interpretarla veramente come un intervento del suo angelo custode o un intervento che veniva da lui stesso, dalla sua interiorità, dal suo innamoramento per l'angelo custode. E finisce lì. Dopo del tempo, forse un anno, 2 anni, ci troviamo al Cerchio Firenze. E lui mi ha raccontato che nessuno sapeva che andava, perché lui fu portato di peso da Alfredo Ferraro, dal dottor Ferraro, che era di Genova anche lui, frequentava il Cerchio, una volta portò con sé così a sorpresa, e padre Eugenio, al Cerchio Firenze non si andava a sorpresa, si veniva invitati. Però Ferraro dice, ma no, vedrai che per te, non è morale, lui va e viene accolto affettuosamente, però lui dice alla sorella di Roberto, che era la padrona di casa, dice, io vi aspetto fuori, c'era una stanza collegata solo con la voce, vi aspetto fuori. Invece Roberto gli passa vicino mentre sta entrando nella sala, dove poi lui si sedeva su una poltrona e andava in trance, lui arrivava per ultimo, lo vede lì fuori, lui dice, ma padre, venga dentro, lo riconosce come sacerdote, lo fa entrare. Quindi lui dice, nessuno sapeva chi ero, che mi chiama Eugenio, per nessuno. E neanche che c'ero, ecco, perché era arrivato così all'improvviso, all'ultimo momento. Quando viene il momento della materializzazione, lui viene chiamato dall'entità, e l'entità dice, Eugenio, vieni, e lui si avvicina, e lui disse appunto, mi fu messo tra le mani questo oggetto, questa amalgama, questa cosa un po' informe, che aveva la forma però di una medaglia, un pochino si vede luminoso, gli fu messo tra le mani. Anche per lui, la luce tra le dita, la raccomandazione di non guardarlo prima che fosse finita la materializzazione, poi alla fine della seduta lui apre le mani e trova una medaglia con una figura di angelo. Quindi, sapete, con la testolina dell'angelo e le due alette? Ecco, lui trova la commozione di quest'uomo. Io mi ricordo che ero presente quella sera. Quell'uomo nel vedere questa cosa, perché lui la considerò, nessuno sapeva della cosa dell'angelo, io la sapevo per caso perché mi ero trovata con lui. Fu veramente una cosa straordinaria, perché lui la considerò una prova che la sua scrittura veniva veramente da fuori e che non era un suo prodotto inconscio, un suo desiderio realizzato. Una Quindi è meraviglia. una storia bellissima questa qua, una storia Allora, veramente. Non la Paola, sapeva nessuno questa cosa, quindi.
Parlare di caso mi sembra veramente assurdo. Ecco. Che bello Paola, che le cose vedi che tu dici e che nessuno sa e che arrivano al pubblico e ascoltano come un incanto queste manifestazioni. Sì, me ne sono Io capitate tante proprio, se ne veramente. tenessimo Sono stata conto, vero Paola? molto fortunata, devo dire, che Graziata, io vorrei dire più che fortunata, perché la fortuna è cieca, però ovviamente la grazia è oculata, va veramente in diretta da chi deve andare, Paola. forse non perché me la meriti, ma perché la potevo raccontare, ecco, perché avevo la capacità e la Gli possibilità di strumenti. raccontarle, di farle conoscere e di raccontarle con onestà, cioè senza inventarmi una virgola proprio. Racconto, ho sempre raccontato quello che ho visto. E nel libro Bellissimo. racconto le mie esperienze, non è un'antologia completa di questo mondo, quello che ho visto io, che onestamente è parecchio, perché come tu dicevi prima, io sono sembrata dappertutto, facendo anche tanto giornalismo, avevo anche la motivazione, la scusa, diciamo così, per andare dove mi piaceva andare, e quindi venire anche a conoscenza di tanto. E quindi è un libro scritto sulle mie esperienze, su quello che ho visto e sentito. E infatti io, perché Paola non te la sei cavata a buon mercato, faremo questa diretta della quale già tu mi hai dato l'assenso di Davide sul No, non dolore, te l'ho poi il dato. libro. Dobbiamo parlare con lui. Comunque Dobbiamo la chiedere. facciamo perché io ho un pubblico particolare che ti ascolta volentieri e che soprattutto sa che qui si fa un discorso corretto e non ci si inventa Non nulla. ci inventiamo niente, no, no. Esatto, questo comunque il libro Incontri, non, ti ripeto, non te la sei cavata perché abbiamo trattato un'altra parte, l'altra volta abbiamo trattato Jung e tutto il resto, insomma, questa volta abbiamo trattato gli angeli, la prossima volta vedrò di trattare la tua parte giornalistica che ha riguardato... sai, quella prima parte quando facevi la giornalista alla TV, eccetera, anche Ah, con sì. sì, Non mi sono fatta quella. mancare niente, non mi sono No, fatta non ci mancare. facciamo, non ti si è fatta mancare niente, c'è da dire. Adesso, dal momento che quest'oretta che noi ci teniamo, mentre invece Paola per quell'altro incontro, se decidiamo di farlo, lo faremo in una serata. E la facciamo un po' più completo, ecco, perché adesso la gente deve andare a preparare la cena. Io questi incontri li faccio mordi e fuggi, ma invece se si fa una serata anche con Davide la facciamo per bene, in modo Va di bene. dare anche delle risposte adeguate. E poi ci Certo. proviamo, insomma, perché il problema del dolore, non lo so, chiamerò anche Padre Maggi una sera. Naturalmente quello lo prendo da solo perché quello se comincia a parlare non finisce più. Senti un po', Paola, qui le persone naturalmente fino dal primo tuo comunicare dice qual è allora la differenza tra i nostri angeli figli, gli esseri di luce, i figli di luce e gli angeli di cui parla Paola. Allora prendo un attimo la parola anch'io, no? Di quello che ne so. Tu Paola ricorderai, e questo lo dico per la prima volta, che quando si parlava all'inizio del Movimento della Speranza, se tu ti ricordi, da diversi anni agli altri li chiamavano figli di luce, ti ricordi? Poi Tanto il tempo. termine nuovi angeli venne coniato da padre Zaccaria Bertoldo, il quale li chiamò proprio così, in nome di quel libro che ne uscì sempre per le Mediterranee, per quella che era stata una sua figlioccia, Alessandra, scritto il libro da Emma Capanna, sempre della edizione Mediterranee. E lui cominciò a parlare di questi messaggi che venivano appunto da quella che veniva definita un'altra dimensione. Adesso Padre Maggi ci dice che siamo un tutt'uno. Comunque, questi messaggi ispirati di per sé venivano da queste creature che lui ha definito, ecco perché il mio angelo, la mia creatura, i nostri angeli, ha sempre, diciamo, indicato di più questa via da seguire. Perché lui diceva
che nell'epoca moderna, come tu, Paola, hai parlato della vecchia medianità che al giorno d'oggi non riscontriamo più, Purtroppo forse perché hanno esaurito questa tematica e esaurito il suo diminuito compito, adesso la medianità si manifesta in altri modi. in altri modi. Così, padre Zaccaria diceva che noi abbiamo bisogno di nuovi messaggeri, perché quegli angeli, queste grandi figure di cui si parla nei testi sacri, non avrebbero esaurito il loro compito, perché le manifestazioni angeliche continuano ad esserci, le devozioni continuano ad esserci, ma quelle grosse apparizioni di cui si è parlato nella storia non esistono più in una maniera così forte, così tangibile, tanto da intervenire, da richiedere un tempio, da richiedere un'espressività così, diciamo, eclatante. E lui diceva: noi abbiamo bisogno di nuovi angeli. I nuovi angeli sono queste creature andate via innanzi tempo e che quindi sono portatori di messaggeri. Io devo dire, nella mia piccolezza, è la prima volta che lo dico, la prima volta che lo dico, che nella mia manifestazione ricevuta da mio figlio, una volta mi fece il disegno con la prima cosa che ebbi fu la scrittura proprio automatica, perché la mano scriveva come un normografo, non era scrittura ispirata. Fece il disegno di un angelo e poi disse: Andrea messaggero, quindi da angelos, che significa appunto in greco, Messaggero, infatti, sì. messaggero. Quindi padre Zaccaria li definì proprio nuovi angeli come messaggeri di un'umanità che deve comunque evolvere, messaggi nuovi, l'idea nuova quindi di qualcosa che a noi è estremamente vicino. Molto spesso si parla di spiriti guida come di grandi figure di levatura particolare che sono venuti fuori. Del resto, tu ne hai parlato anche in tanti libri che hai scritto, di genitori, di persone ispirate particolari, dello stesso padre Perarotti che aveva questo angelo, no? Ma io angeli non ne voglio altri, a me basta il mio, anche senza ali, senza luce, cioè chiamarli nuovi angeli come messaggeri, portatori di messaggi di bene, di superamento del dolore, di evoluzione e quindi nostri, veramente nostri custodi, senza andare alla ricerca di altre figure, io penso che sia immensamente bello. Io ho qui presente, desidero fare un saluto se ancora c'è Anna e Mimmo che sono due genitori di Napoli che hanno appena fatto un loro gruppo, anzi faranno anche una giornata a Napoli. Io Paola te lo dirò piano piano, ma se vorrai essere ospite di questo gruppo una Volentieri, volta, solo ecco, possibile, molto volentieri. a Napoli Sai che io è. sono facile preda, non è che Sì, ma proprio quando te lo amico. dico io, quando te lo dico io, Paola, tu lo sai che non mi avventuro, cioè non faccio come te, cioè io vado molto più cauta. Se ti dico vieni, Vuol fidati. dire Ecco, che si può venire, ok, perfetto. anche perché oggi è proprio l'anniversario del loro figliolo, no? Loro Poverino. figliolo che tu pensa se non si può chiamare angelo. Una figura che prima di lasciare la giovane sposa ha lasciato il suo seme e ne è nata, dopo la dipartita di questo ragazzo, una bellissima creatura che si chiama Gioia, la Che figlia di un meraviglia. angelo, possiamo dire, dai, se questi non sono i miracoli degli angeli della vita. Sì, Allora sì. io vorrei dire a queste mamme, proprio in chiusura, poi lascio chiudere a Paola, che questi nuovi angeli sono i nostri figli, sono proprio nuovi angeli, ma intesi non come angeli con le alucce, portatori di chissà che cosa, ma di un messaggio di rinnovamento, di pace, di superamento del dolore come percorso di evoluzione,
evolutivo del quale parleremo, Paola, con il Ah, dottor Gatti. certamente. Parleremo un po' di tutto. Parleremo un po' No, di tutto. E ecco, volevo Paola, solo. dimmi pure tu adesso. No, volevo dire solo questo. Allora, tradizionalmente nella nostra teologia, gli angeli sono la creazione invisibile. Cioè, quando noi parliamo, si dice credo, Signore onnipotente, creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. Allora, le cose visibili e il mondo che ci circonda siamo noi. Le cose invisibili, ci si ferma poco a pensarci, cosa sono le cose invisibili? Possiamo dire i nostri sentimenti, gli affetti, tutte queste cose, però gli angeli fanno parte della creazione invisibile. E quindi sono creature a sé stanti che non sono mai state esseri umani, e quindi è un concetto diverso, e che presiederebbero, appunto, come si accennava prima, a tutte le manifestazioni del creato, noi esseri umani compresi. Invece questi spiriti guida, questi i nuovi angeli, sono esseri che sono vissuti sulla terra. Come sono vissuti sulla terra le entità di altissimo livello che, per esempio, venivano al Cerchio Firenze. Non hanno mai dato dei nomi veri, sono dei nomi fittizi, però hanno sempre detto di aver avuto una vita sulla terra, come tante entità che si sono presentate, anche entità di tipo familiare, di tipo amichevole, quindi riconosciute. E poi ci sono stati questi grandi maestri che hanno dato gli insegnamenti, ma sono esseri umani vissuti un tempo e evidentemente hanno avuto una grandissima evoluzione e sono in grado di ritornare e di dare degli insegnamenti. Ecco. Ma una cosa diversa da quelli che la teologia descrive come angeli, cioè creazioni invisibili, esseri che non sono mai stati sulla terra, non sono mai vissuti. Però io penso che i ruoli, come tu dicevi, possono essere gli stessi a questo punto. Sono i nuovi angeli, cioè angeli a noi molto vicini, che ci guidano sempre sul cammino del bene, sul cammino del perfezionamento, dell'evoluzione, che è poi lo scopo del nostro essere qui sulla terra. Non per vivere in maniera passiva, ma per vivere in maniera, costruttiva, evolutiva e così via. Ecco. Discorso che faremo. Ed ecco perché anche il nostro amico di prima, che è venuto appunto qualche settimana fa, che è Nico, che diceva: no, guarda, Edda, rispondevo alla signora Ivana, ecco perché c'era Ivana prima. Ah, ecco, Ecco, così siamo capiti, sì. e un'altra che dice: da perché non ne parli così poco? Cioè, tu lo sai come sono gelosa del mio privato, vero Paola? Come vedi, ne tiro fuori ogni tanto un pezzettino, ma nemmeno tu sai più di No, tanto. no, so alcune cose quando mi dici io non chiedo perché Sì, e io non ti cose chiedo. private uno le racconta se crede di Sì, dirle, io se si sono sente, se c'è molto. il momento giusto e così via. Guarda, Però quando viene fuori qualche cosa che può essere un esempio, allora dico sì, l'ho vissuto, per cui faccio la testimone. Io di per sé sono una testimone, null'altro, non sono una scrittrice, non sono niente di tutto questo, testimone sì, senz'altro, ma non per fare del protagonismo, perché sono molto gelosa delle mie cose, molto gelosa. Anche in questo libro non può essere definito un libro autobiografico, cioè racconto di me quello che serve ed è in funzione del lavoro che ho fatto, ma della mia vita privata dico Niente, molto poco. niente. Ma se sono 20 anni che ti conosco e ho imparato un pochino a conoscerti in quest'epoca di Covid, È di la vero, è verità, è vero. Beh, così. avevamo anche rare occasioni di incontro, ci incontravamo per il congresso, lì non c'era tempo di parlare di noi stessi, si parlava sempre del programma, ci vedevamo anche una volta prima, ma sempre per parlare del programma, di queste cose. Poi la confidenza è nata poco per volta, naturalmente. La confidenza c'è stata subito, la fiducia, la confidenza è quella subito istintiva, La fiducia sì, ma poi subito istintiva. Ma i tu sei particolari della nostra vita sono la usciti un po'. Giovanetti, io non sono nessuno, capisci? E quello anche mi sono trovata. Però c'è una cosa, perché andasse avanti il movimento della speranza, quando me lo chiese Padre Magni, appunto ho detto a Presidente io,
Ma se ho una spalla come la Giovetti, e pulì praticamente, ecco, come ti ho detto, la parola non è molto bella, però il fatto che io t'abbia da sempre incastrata, quello è così. Cioè, proprio ti ho presa e ti ho sempre No, ridotta tu a dicesti un'altra. non solo la Giovetti, ma anche Canonico, Predizioni Ah, Mediterranee, che fa quello è. tutta la parte strutturale, Quello, ricerca, ma per carità, programmi, guarda, e poi riceve tutte le adesioni, guarda. grazie al suo ufficio, perché ci vuole un ufficio per fare queste cose. Quindi Sì, mette a ma disposizione quella era l'ufficio la per questo. premessa ai cordoni della borsa, canonico, non c'è niente da fare, no? Però, Sì. ripeto, la testa doveva essere quella della Giovetti e devo dire, e qui do un grosso riconoscimento al nostro amico Felice Masi, che quando all'inizio appunto nacquero le prime esperienze, io che ne sapevo di questo mondo, mi ricordo che disse: ma Paola è una gran testa, e infatti sei una gran testa. E questa Felice. testa, ripeto, è nel libro Incontri. Se voi ne noi, Paola, ripeto, non te la cavi a buon mercato perché andremo avanti, ne abbiamo un sacco da parlare e quindi susciteremo nuove realtà. Intanto ti ho messa lì con Davide per il prossimo incontro e parleremo di un argomento, mamma mia, lì dovrai andarti a sfogliare tanti libri sui quali ti sei addentrata e testimoniare. Ecco, bisognerà fare i testimoni, anche Davide farà il testimone come medico. Sì, lui più di tutti, lui più di tutti. Allora Vabbè, vediamo se. se non ha ascoltato ora la puntata, gli dirò di Devi vedersi in un altro ascoltarla perché momento e l'abbiamo di tirata prendere in atto. ballo, eh. Poi sempre guarda un amico che mi segue sempre, ma con dei commenti, Paola, che non ti dico, oltre a tutti quanti che sono meravigliosi, guarda, guardi il commento, la vicinanza degli angeli custodi, la loro presenza e la loro rivelazioni in episodi della nostra vita ci danno la gioia di credere e di conoscere, di capire più da vicino il regno che ci attende, ma che si prepara già qui ed ora. Ecco, Iket Nunc. Grazie a persone come voi che ci parlano della unione dei mondi, di questo che è preparazione, ma che è già e non ancora. Ecco, vedi, Bello questo commento, bello. vedi Paola che persone sono Grazie. in questa pagina. Questa pagina piccola che nasce e cresce giorno dopo giorno, che doveva essere fatta di 50 persone, ma che per scelta, ripeto, ci riporta delle cose così grandi e così belle. Allora, cara Paola, buona cena! Buona serata a tutti, buona cena. Ci sentiremo per quest'altro programma con molto piacere. Coinvolgiamo il nostro Quando amico, acchiappiamo il nostro e vediamo di combinare una serata. Grazie del progetto. ritorno dopo l'Immacolata, perché mio figlio è stato inumato per l'Immacolata, ritornerò da Napoli e parleremo anche di quello che ci aspetta prima di Natale, la preparazione a Natale. Come vorrei, Paola, come vorrei che tutti vivessero il Natale come un momento di speranza, di gioia. Speriamo, in Non questo come periodo tutti. storico è proprio necessario, È proprio. necessario, vero, Cari? E Sì. quindi prima parleremo anche di questo, come proprio momento di passaggio dal dolore alla rinascita. Sarà un momento di crescita anche per noi, Paola, anche per Davide che attraversa un periodo così difficile e quindi ci aspettiamo. Come dice Papa Francesco, buon pranzo, noi diciamo buona cena. A Buona cena. Arrivederci a tutti. Ciao Edda. Buon tutti, viaggio a Napoli. buona serata a Ciao. tutti. Grazie, Ciao. grazie, grazie molte, grazie. Buonasera.